Negli ultimi decenni del 1700 la Francia è andata incontro a profondi cambiamenti istituzionali. Dopo secoli di monarchia si è disfatta dei propri regnanti, decapitando Luigi XVI e Maria Antonietta e diventando una repubblica per poi spianare la strada verso la fine del secolo all'epoca napoleonica. Durante questo periodo di grandi tumulti, oltre alle vicissitudini che hanno interessato lo Stato, ce ne sono state innumerevoli altre che hanno coinvolto il lato più privato, più umano, dei comuni cittadini, dei nobili e anche dei regnanti. Siamo abituati a studiare la storia come un susseguirsi di date, nomi, battaglie, rivoluzioni e spesso si sorvola sul fatto che dietro ad ogni avvenimento ci sono persone che affrontano difficoltà e prendono decisioni. Il lato più umano della storia viene spesso offuscato dagli avvenimenti che la accompagnano e oggi vedremo un tassello di umanità dietro ad uno degli eventi fondamentali della storia europea. Il protagonista della nostra storia è Hans Axel von Fersen, nato a Stoccolma, capitale allora, come lo è tutt'oggi, del Regno di Svezia, il 4 settembre 1755. Fersen crebbe in Svezia e nel 1770 partì per il suo Grand Tour, il viaggio che i giovani rampolli della nobiltà dell'epoca compivano visitando le principali mete europee. Si recò in Germania, in Svizzera e in alcune tappe della penisola italiana, a Torino, Firenze e Napoli, e verso la conclusione del viaggio arrivò nel 1773 a Parigi, dove si inserì nella vita mondana dell'epoca. Il 30 gennaio del 74, mentre stava partecipando ad un ballo in maschera al Teatro di Parigi, Fersen conobbe una giovane e graziosa ragazza che, come tutti gli altri, era mascherata e indossava un domino, un lungo mantello dotato di cappuccio. Fersen si trattenne a lungo chiacchierando con questa ragazza, che però ad un certo punto venne riconosciuta da altri come niente meno che Maria Antonietta, all'epoca ancora delfina di Francia, sarebbe diventata regina consorte nel maggio dello stesso anno, in seguito alla morte di Luigi XV. Il loro primo incontro si concluse così, con una chiacchierata, come riporta anche Fersen nel suo diario. La delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo. Maria Antonietta e Fersen erano coetanei, nati entrambi nel 1755, il 4 settembre lui e il 2 novembre lei, che rimase molto affascinata da questo giovane intelligente e che faceva anche la sua figura. Alto 1,90 m, dal fisico atletico e robusto e di bell'aspetto in generale, era già soprannominato Le Beau Fersen, cioè il Bel Fersen, ma le loro posizioni erano molto diverse. Fersen era un giovane scapolo che stava per decidere cosa avrebbe fatto nella vita, mentre Maria Antonietta, nonostante la giovanissima età, era già piegata al volere della diplomazia e della politica del suo tempo. A 18 anni era già sposata da 4 con il Delfino, cioè l'erede al trono di Francia, il futuro Luigi XVI. Il loro matrimonio, celebrato nel 1770, era servito per cementare l'alleanza tra il Regno di Francia e l'Arciducato d'Austria in seguito alla conclusione della Guerra dei Sette Anni, di cui parlo in 3 video dedicati, vi lascio il link in descrizione. Nei mesi successivi al loro primo incontro, Fersen visitò diverse volte Versailles, ma non vengono riportati altri incontri tra i due. Inoltre, nel maggio del 74, pochi giorni dopo la morte di Luigi XV, abbandonò la Francia per recarsi nel Regno Unito, dove cercò, senza successo, di contrarre matrimonio con la ricca ereditiera inglese Catherine Lyell. E decise poi di dedicarsi, come il padre, alla carriera militare, distaccandosi in Francia sotto il servizio di Luigi XVI. Così, il 25 agosto 1778, 4 anni dopo il loro primo incontro, in un ricevimento a Versailles, Fersen vide nuovamente Maria Antonietta, che fu l'unica della famiglia reale a parlargli, riconoscendolo in mezzo alla folla come una vecchia conoscenza. In seguito, pur visitando regolarmente la reggia, Fersen non si recava spesso ad omaggiare la regina, la quale si lamentò della cosa con l'ambasciatore svedese Kreutz. Sempre dal diario di Fersen si legge:
La regina, che è la più bella e amabile regina che io conosca, ebbe la bontà di chiedere spesso di me. Ha domandato a Kreutz perché non frequentassi le sue partite di gioco della domenica e quando seppe che vi ero andato un giorno in cui il ricevimento era sospeso, se ne è, per così dire, scusata con me. Da quel momento Fersen divenne un assiduo frequentatore della reggia. La regina non nascondeva la simpatia che nutriva verso il conte, lo accorse nella sua cerchia di amicizie più ristrette e lo invitava spesso a cene nel suo appartamento privato, espresse anche la volontà di vederlo vestito con l'uniforme militare svedese. Secondo i resoconti, Maria Antonietta era incapace di controllarsi in presenza di Fersen e in un'occasione, trovandoselo davanti all'improvviso in un momento in cui non se lo aspettava, iniziò a tremare visibilmente. È chiaro che c'era un sentimento reciproco. Versailles dell'epoca però era abitata stabilmente da schiere di nobili e i pettegolezzi non mancavano. Nonostante il favore di cui godeva a corte e il sentimento che a sua volta provava nei confronti di Maria Antonietta, per difenderla da eventuali scandali, Fersen decise di allontanarsi da questa situazione, seguendo la sua carriera militare oltreoceano per aiutare i rivoltosi che stavano combattendo per rendersi indipendenti dal Regno Unito, facendo poi nascere gli Stati Uniti d'America. La sua decisione venne accolta positivamente dall'ambasciatore Kreutz, che scrisse al re di Svezia Gustavo III. Devo confessare a vostra maestà che il giovane conte Fersen fu ricevuto così bene dalla regina che parecchie persone ne rimasero offese. Ammetto di non potermi trattenere dal pensare che avesse un debole per lui. Ne vidi segnali troppo evidenti perché rimanga il benché minimo dubbio. Il comportamento del giovane Fersen in questa occasione è stato ammirevole per modestia e riservatezza e specialmente per la sua decisione di andare in America. In questi ultimi giorni la regina non riusciva a togliergli gli occhi di dosso. Mentre lo guardava, le si riempivano gli occhi di lacrime. Supplico vostra maestà di mantenere il segreto su tutto ciò per il bene della sovrana e per quello del senatore Fersen. Ci vollero altri 4 anni prima che Fersen tornasse in Francia. Durante tutto questo tempo aveva intrattenuto una corrispondenza epistolare con Maria Antonietta e tutte le sue possibili spose ormai non erano più disponibili, si erano già sposate con qualcun altro, ma Fersen non ne fu affatto rattristato, anzi in una lettera scritta alla sorella Sophie si disse molto contento perché era ben consapevole di una cosa. Non posso appartenere all'unica persona alla quale voglio appartenere, quella che mi ama davvero. Perciò preferisco non appartenere a nessuna. Questa persona si pensa che sia Maria Antonietta, che Fersen è sempre ben attento a non citare mai per nome quando si sbilancia nel rivelare i propri sentimenti, onde evitare scandali e problemi. Nel 1785 si stabilì definitivamente in Francia e rimase vicino alla famiglia reale anche in seguito alla Rivoluzione francese, avvenuta 4 anni più tardi, tanto che nel giugno 1791 ebbe un ruolo fondamentale nella tentata fuga di Luigi XVI, Maria Antonietta e alcuni membri della famiglia reale, che travestiti e accompagnati da alcuni fedelissimi arrivarono a bordo di una carrozza fino a Varennes, molto vicino al confine. Verso le 2:30 del mattino del 21 giugno, Fersen, che aveva aiutato i reali ad uscire di nascosto dal palazzo delle Tuileries e li aveva accompagnati per buona parte del tragitto, abbandonò la comitiva, convinto della buona riuscita dell'impresa, ma in realtà i fuggitivi vennero riconosciuti e catturati il giorno successivo. Fersen non si perdonò mai la sua assenza, ma se fosse rimasto avrebbe facilmente potuto rimetterci la vita. Anche il solo fatto di continuare a frequentare la famiglia reale costituiva un rischio. Un aristocratico come lui poteva essere in qualunque momento accusato d'essere un nemico della rivoluzione e tolto di mezzo. Dopo il fallimento della tentata fuga, Fersen cercò supporto in lungo e in largo per tutta Europa per la famiglia reale, ma senza successo. Senza darsi per vinto, egli abbozzò un nuovo piano di fuga e il 13 febbraio 1792 si intrufolò di nascosto nel palazzo delle Tuileries, dove incontrò Maria Antonietta nei suoi appartamenti privati e in seguito Luigi XVI, che però non ne voleva sapere di tentare un'altra fuga. Il suo diario contiene alcune righe su quella serata. Lunedì 13 andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale. I suoi appartamenti erano meravigliosi. Rimasi lì,
Martedì 14 vidi il re alle 6 di sera. Si è discusso sul passaggio rimasi lì, perché era un messaggio in codice che Fersen utilizzava per dire che aveva passato la notte in un certo luogo, in questo caso nel palazzo delle Tuileries, presumibilmente in compagnia di Maria Antonietta. Ma che cosa è successo tra i due non ci è dato saperlo. Inoltre le parole di Fersen potrebbero essere viste in modo un po' diverso, ossia che non ha passato la notte proprio all'interno delle Tuileries, ma nelle vicinanze, magari in compagnia di una delle sue amanti, che non erano poche. Comunque sia, questo fu l'ultimo incontro tra Fersen e Maria Antonietta, la quale chiese indicazioni su come indirizzare le lettere future, dato che a suo dire non poteva stare senza scrivergli, e che gli dedicò alcune struggenti parole. Addio, o voi che siete il più amato e amabile degli uomini. Vi abbraccio e bacio con tutto il cuore. Il 16 ottobre 1793, quasi 9 mesi dopo il marito, anche Maria Antonietta venne accompagnata al patibolo e ghigliottinata. Da una lettera scritta successivamente alla sorella Sophie traspare tutto il dolore di Fersen, che anche se si aspettava questo tragico epilogo, ne rimase devastato. Colei per la quale vivevo, poiché non ho mai smesso di amarla, colei che amavo così tanto, per la quale avrei dato 1000 vite, non c'è più. Sono in un'agonia di dolore e non so come faccia a sopportare la mia sofferenza. È tanto profonda e nulla la cancellerà mai. Lei sarà sempre presente nella mia memoria e non smetterò mai di rimpiangerla. Anche in questa circostanza Fersen è prudente e attento a non nominare Maria Antonietta, ma è chiaro che si sta riferendo a lei. Anche gli ultimi pensieri dell'ex regina furono rivolti all'amato conte, come si legge in alcune note che gli ha lasciato. Addio, uomo amatissimo, abbi cura di te stesso. Non posso più scrivere, ma nulla al mondo potrebbe impedirmi di adorarti fino alla morte. Nel corso del loro ultimo incontro, Maria Antonietta aveva restituito a Fersen un anello che lui le aveva regalato anni addietro, insieme ad un biglietto che conteneva poche parole in italiano. Tutto a te mi guida. Il rapporto intimo tra Fersen e Maria Antonietta è sempre stato noto. Quello che per decenni è rimasto avvolto nel mistero, perché non c'erano molte fonti su cui basarsi, era quanto ella si spingesse, se era soltanto platonico o meno. Buona parte del carteggio tra i due venne pubblicato nel 1878, quindi quasi un secolo dopo la morte di Maria Antonietta, da un pronipote di Fersen, che però omise, nascondendolo con l'inchiostro, i passaggi considerati più inopportuni, svariati dei quali sono stati scoperti, insieme anche ad altre lettere, soltanto recentemente, tra il 2018 e il 2021. Tramite tecniche di tomografia e raggi X che hanno il grande pregio di poter scrutare quello che si nasconde sotto agli strati più superficiali di inchiostro senza danneggiare in nessun modo il documento, e gli studi sono ancora in corso. Fersen e Maria Antonietta ricorsero a diversi stratagemmi per nascondere i messaggi che non volevano che fossero letti da occhi indiscreti, come l'inchiostro simpatico, che compare quando viene scaldata la lettera, o anche codici cifrati piuttosto sofisticati, in uso all'intelligence svedese, che vennero quindi evidentemente spiegati da Fersen. Che ci fosse un forte sentimento reciproco ormai è innegabile. Quello che tuttora non si sa è se questo rapporto sia mai diventato anche fisico. Su questo aspetto, almeno finora, non ci sono prove. Tra l'altro, i feroci libelli satirici dell'epoca se la prendevano spesso e volentieri con Maria Antonietta, che veniva considerata un po' il perfetto capro espiatorio, l'origine di tutti i mali della Francia, e le venivano attribuiti innumerevoli amanti di entrambi i sessi, sui quali in realtà non c'è nessuna prova, e ironicamente su questi libelli non comparve mai il conte di Fersen, che era l'unico amante plausibile. I due vennero accomunati anche da una morte violenta. Nel 1809 il sovrano di Svezia, Gustavo IV Adolfo, venne costretto ad abdicare in seguito a un colpo di Stato che mise sul trono un altro sovrano, Carlo XIII. Dato che Carlo XIII non aveva eredi superstiti, adottò come successore al trono il principe danese Carlo Augusto di Augustenburg e designò come secondo in linea di successione Jean-Baptiste Jules Bernadotte, cognato di un fratello di Napoleone Bonaparte.
Ora, Fersen non soltanto era fedele al re spodestato, Gustavo Adolfo, ma era anche ferocemente antinapoleonico e mal sopportava questa situazione. Comunque, il 28 maggio 1810, Carlo Augusto venne colpito da un ictus mentre stava cavalcando e morì poco dopo. Una parte dell'opinione pubblica accusò, a torto, Fersen d'averlo avvelenato e di complottare più in grande per far rinunciare alla successione anche Bernadotte e riportare sul trono Gustavo Adolfo. In realtà Fersen non aveva fatto nulla e in qualità di maresciallo del regno partecipò anche in prima fila ai funerali di Carlo Augusto. Durante il corteo tuttavia scoppiarono alcuni tafferugli che si aggravarono a tal punto che Fersen venne trascinato fuori dalla sua carrozza e malmenato, con una certa indifferenza delle guardie che avevano il compito di proteggerlo. Intuendo che non avrebbe ricevuto nessun aiuto, Fersen si difese come poté, ma alla fine venne linciato dalla folla e ucciso da un marinaio che gli sfondò la gabbia toracica saltandoci sopra con entrambi i piedi. Alcuni mesi dopo la sua morte, delle indagini ufficiali stabilirono che Fersen non aveva avuto nessun ruolo nella morte di Carlo Augusto, ricevette i funerali di Stato e la sorella fece costruire un memoriale in suo onore. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima con un'altra storia. Ciao!